Bentornati. Ci troviamo sempre qui nella cappella feriale della Chiesa Madre di San Vitaliano per parlare sempre del progetto Radici e Persone, per raccogliere quante più testimonianze in merito al culto della processione e di San Vitaliano, nostro patrono. La testimonianza di oggi è quella di Gianfranco Porcelli. Gianfranco, ottimo testimone tra passato recente e presente, com'è cambiata la processione in questi anni? È cambiata in un modo molto drastico, che prima c'era, una certa di monopolio, che prima erano sempre i soliti. Io quando ero giovane ho tentato di cullare San Vitaliano, mi hanno sempre mandato via. E dopo, anche per questioni di lavoro, non sono andato più appresso. Dopo un po' di tempo sono riuscito a portare San Vitaliano addosso, sulla mia spalla. Gianfranco, hai un momento particolare che hai vissuto ed è legato alla tua devozione di cullatore? Sì, quando tramite l'associazione che noi abbiamo creato, che Angelo mi ha dato l'incarico di farlo uscire dalla chiesa, per me è stata un'emozione molto grande e spero di rifarla anche molte, molte volte. In questi ultimi anni si può riscontrare una bassa partecipazione di spalle. Quali possono essere le criticità e i punti di debolezza? Allora, per la scarsa partecipazione è che i giovani oggi non hanno più interesse di portare il santo sulle spalle come ce l'abbiamo noi e i nostri vecchi nel senso di persone anziane che non ci sono più, qualcuno è ancora presente. I giovani pensano tutta ad altra cosa, ma non hanno più quella fede come ce l'abbiamo noi e i nostri anziani a portare il nostro santo patrono sulle nostre spalle per il paese. Hai delle soluzioni da suggerire? Per il suggerimento io direi che Don Francesco, il parroco nostro attuale della Chiesa, farebbe un appello per portare tanti giovani insieme a noi a portare il santo. Perché un giovane, che noi non siamo più tanti giovani, stiamo diventando vecchi, i giovani saranno una nostra promessa, una nostra scommessa per il futuro di questo nostro paese. Gianfranco, raccontaci come tecnicamente oggi avviene il trasporto a spalla. Quali emozioni, quali difficoltà? Allora, per il trasporto a spalla servono quattro spalle uguali, che se no il santo, quando si esce per il percorso, traballa. E c'è chi prende più peso e chi no. Per il resto, per il trasporto durante il paese, ci vuole tanta fede, non la forza. Tanta fede. E quella è la fede che noi portiamo in giro per il nostro paese, il nostro grande San Vitaliano. Per portare il santo, i quattro cullatori devono portare lo stesso passo per tutto il percorso. Dopo ci siamo permessi di fare delle modifiche alla paragna per agevolare il trasporto, perché le barre vecchie si stavano rompendo e noi abbiamo pensato di farle tonde per trasportarlo migliore sulla nostra spalla.